Allora, questa sera Porto San Giorgio, come nelle prime e nelle seconde edizioni, avrà ospite la Funima International. La Funima International questa sera avrà il piacere, insieme a tutti i nostri sponsor e soprattutto alle aziende che vedrete su questo palcoscenico, di vendere naturalmente con la vostra offerta dei biglietti. Il ricavato andrà al Paraguay per raggiungere l'obiettivo prefissato dalla Funima, e quindi vi invito, con un piccolo gesto farete un grande gesto di solidarietà. Ci saranno delle ragazze che passeranno tra di voi alla fine di questa serata di intrattenimento, serata di spettacolo. Daremo naturalmente i premi che ci sono, esatto, in palio. Mi hanno appena comunicato che l'azienda Occhi Sposa ha dato un grande premio, un 30% sull'abito da sposa per chi si sposa e un 30% su tutta la cerimonia che seguirà la sposa. Sono presenti tutte le aziende che vedrete su questo palcoscenico. Io penso che un grande applauso va alla Funima International. Grazie per quello che fanno, sì, da sempre. Grazie. E parliamo dei nostri sponsor. I nostri sponsor sono tanti ed ogni anno ci mettono in grado di affrontare e di fare queste stupende serate. Uno dei grandi sponsor lo vedete là, alla mia destra, eccoli là. Loro sono la 2L, distributori automatici. Ci sono delle bellissime ragazze che vi offriranno un caffè. Leader in questo settore, andiamo ad illuminarli, seguitemi con l'occhio di bue. Guardate che bello sponsor hanno, leader nel settore distributori automatici, e lieta di offrirvi caffè Illy, Lavazza, La Vicenzina e Mitaka. La ditta 2L promuove ogni mese insuperabili offerte. Una macchina da caffè con più di 300 capsule assortite Lavazza, pensate, a 87 euro. E ancora macchina di caffè con 300 capsule assortite Lavazza blu a 93 euro. Un altro sponsor, il caffè Florian, qui alla mia sinistra, che prepara ottimi aperitivi e anche ottimi vini, hanno una bellissima enoteca come il caffè Florian. Diamo inizio a questa terza edizione del Fermano Fashion. Abbiamo come prima azienda leader nel mercato la San Giorgio Maglieria. La San Giorgio Maglieria è a Porto San Giorgio, è una delle aziende più importanti a livello italiano ed europeo, fa sempre maglieria di alta qualità, soprattutto un occhio al prezzo, alla qualità, ma soprattutto ai modelli. Nella moda i modelli sono importantissimi, perché la moda cambia in una maniera stratosferica da mese in mese e da stagione in stagione. La Maglieria San Giorgio seleziona i filati più belli per voi, e pensate, dal 1967, una storia di maglieria che dura da 45 anni ed è presente in 250 dei più bei negozi selezionati dalla Maglieria San Giorgio in Italia. La Maglieria San Giorgio vi offre anche un outlet dove potrete trovare i fine serie e con 30% di sconto. La Maglieria San Giorgio la trovate a Porto San Giorgio, zona sud, frazione Salvano. Ma la Maglieria San Giorgio sarà accompagnata dal calzaturificio VRL, calzaturificio di Gianfranco Lattanzi. Sono il frutto anche qui di un'esperienza artigiana del passato combinata con il nuovo processo produttivo. E dalla continua ricerca di linee, forme e materiali innovativi, oggi Gianfranco Lattanzi è un marchio conosciuto ed apprezzato non solo in Italia, ma anche in altri paesi del mondo. Grazie alle sue versioni eleganti e formali, che a quelle più dinamiche e sportive, da sempre specializzato nella creazione di calzature uomo. Il calzaturificio Gianfranco Lattanzi ha ricolto la sua attenzione anche all'universo femminile, con grande successo, anzi grandissimo successo. Lo trovate in diversi punti e da oltre 30 anni Fiorangelo firma le collezioni rigorosamente Made in Italy, per realizzare i desideri del consumatore valorizzando il design ma mantenendo il massimo comfort. Fiorangelo in via Cavour a Porto Sant'Elpidio e a Fallerone in Molino Vecchio. Saranno accompagnati anche dall'ottica Omega. Gli occhiali Omega sono presenti dall'ottica Omega
realtà presente sul mercato da oltre 50 anni con i 6 punti vendita a Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio e Montegranaro. Signori e signori, San Giorgio Maglieria, calzaturificio Fiorangelo, calzaturificio VRL. His same old same thing.
Apre così il terzo Fermano Fashion, la San Giorgio Maglieria. Un grande applauso, non vi sento, dove siete? Oh, così vi voglio, San Giorgesi si dice così, San Giorgesi, eh? Ditemi, suggerite, si dice così signora, San Giorgesi, benissimo. Abbiamo visto la San Giorgio Maglieria, che la trovate a Porto San Giorgio, zona sud, frazione Salvano. Le calzature di Gianfranco Lattanzi presso l'outlet a Montegranaro in zona industriale di Villa Luciani. Il calzaturificio Fiorangelo in via Cavour, Porto Sant'Elpidio e Fallerone in via Molino Vecchio. L'ottica Omega, anzi Omega, dove avete visto bellissimi occhiali, e Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Montegranaro. E adesso cosa ci sarà? Voglio sentire un applauso più forte. Grande sorpresa, vi avevo detto una grande sorpresa e ce l'abbiamo qui, sta proprio là dietro. Ma prima voglio ringraziare le acconciature dello staff: Joel, Katie Del Frate, Paolo Indiveri, Daniela Montecassiano, Deborah Donato e Gabrielli Moira. Il trucco delle modelle è stato curato dall'Istituto di Bellezza Elisabetta e Beauty Therapy di Martina Frattini. Gli addobbi floreali sono curati da New Green Space. Ricordare l'estrazione dei premi, ma sì, la ricordiamo. Vi ricordo che naturalmente la Funima International sta per vendere questa sottoscrizione a premi, sta per vendere questi biglietti. Fate un piccolo gesto per un grande gesto di solidarietà. Vi avevo promesso qualcosa di grande e c'è qualcosa di grande. Signori e signori, ho il piacere, direttamente da Mediaset, lei è stata una delle regine di Mediaset alla trasmissione di Amici di Maria De Filippi, sta arrivando, è arrivata dal talent show direttamente qui a Porto San Giorgio. Prende parte al cast dell'anno che verrà, cioè il capodanno di Rai 1 ed altre trasmissioni Rai e Mediaset. Pensate che il 3 giugno adesso è uscito il suo nuovo singolo Canta, disponibile su iTunes. Signori e signori, abbiamo il piacere di ospitare alla terza edizione del Fermano Fashion, direttamente da Amici di Maria De Filippi, Claudia Casciaro. Salve! I feel good! I knew that I would now! I feel good! I knew that I would now! So good! So good! I got it, you! I feel nice!
Grazie. Buonasera a tutti. Io con il faro puntato non riesco a vedermi, però credo veramente che siate tanti. Io questa sera sono onorata di stare qui in mezzo a tanti modelli e modelle. Infatti prima nel backstage le guardavo e dicevo oddio, mi sentivo un po' piccolina, no? Però comunque sono veramente onorata di stare qui in mezzo a voi. E il prossimo pezzo che vi farò ascoltare è il mio nuovo singolo, un singolo autoprodotto. Quindi la mia etichetta discografica sono io, in un tempo in cui non c'è spazio per tutti, io mi prendo lo spazio da sola. Questo è Canta! Chiedo cosa ci faccio qui e resto immobile così. Non capisco cosa sento, chiedo ancora un po' di tempo, ma di tempo mi dicono non c'è. E allora guardo dietro di me e vedo mille facce, mentre il rumore tace, il silenzio è troppo forte, l'imbarazzo tra le mani si nasconde. Ma ora la musica va, io tremo ma poi finirà. La strofa è banale ma c'è il ritornello che fa: tu non tremare, canta, perché in fondo è quel che conta. Canta, canta, e chiudi gli occhi e canta, segui sempre la nota giusta. Canta, canta, e canto fino a quando non mi stanco. Io canto fino a quando non mi stanco. Io canto fino a quando non mi stanco. Io canto fino a quando. Uno sguardo tra gli occhi, i miei sono chiusi e loro aperti. Mi trascino dolcemente con lo sguardo e con i sensi. La mia voce si fa spazio tra i consensi, ma poi finisce tutto ad un tratto. Mi accorgo che hanno spento il mio scettro, quando sento che il silenzio si confonde lentamente tra le note di un applauso troppo denso. Ma ora la musica va, io tremo ma poi finirà. La strofa è banale ma c'è il ritornello che fa: tu non tremare, canta, perché in fondo è quel che conta. Canta, canta, e chiudi gli occhi e canta, segui sempre la nota giusta. Canta, canta, e canto fino a quando non mi stanco. Io canto fino a quando non mi stanco. Io canto fino a quando non mi stanco. Io canto. Finirà, la strofa è banale ma c'è il ritornello che va. Tu non tremare, canta, perché in fondo è quel che conta. Canta, canta, e chiudi gli occhi e canta, segui sempre la nota giusta. Canta, canta, e canto fino a quando non mi stanco. Io canto fino a quando non mi stanco. Io canto fino a grazie, grazie mille. Claudia, dove sei? Ma è bellissimo questo singolo. Dai, sì, che è hai fresco. Fatto. Vieni con me, vieni con me, dai, facciamoci una passerella. Diciamo che è un augurio all'estate 2013 che arriverà. Forse fischiano i microfoni, no, non fischiano. No, non ti preoccupare. Porto San Giorgio, conoscevi Porto San Giorgio? Sei mai venuta? Allora, a dire la verità io non dico mai bugie, no, non ero mai venuta e lo conoscevo pochissimo. Però vedo che siete proprio sul mare come lo sono anch'io. Io abito in un paesino nell'Eccese proprio...
a 100 metri quasi dal mare, proprio così. Sì, infatti il mare. Non la trovavamo oggi pomeriggio, è arrivata, dico ma dov'è? Poi lei naturalmente è seguita dal suo staff insieme agli altri, ha detto guarda, non lo dire a nessuno, è andata a vedere il mare, era andata là in spiaggia a vedere tranquilla, quindi bello. Però giustamente sono ancora bianca, devo aspettare un pochino. Bella Porto San Giorgio, bellissimo. Ospitale, poi Porto San Giorgio è un appuntamento, pensa che vengono, stavo parlando con un operatore turistico, qua vengono, sono venuti, adesso sono diventati nonni, i figli e i nipoti, è un turismo che viene nel tempo perché si trova bene, è a misura d'uomo, a misura di turista, poi ci sono tanti bei servizi, ma soprattutto siete molto ospitali. E questo lo dico anch'io. Allora, tu hai detto una grande cosa, ti sei autoprodotta. Sì, mi sono autoprodotta nel senso che comunque non avendo avuto la fortuna di arrivare ad una casa discografica, Sì, torniamo verso il centro del palco. Mi sento una modella oggi. Purtroppo non mi hanno fatto, i miei genitori non mi hanno fatto un attimino lunga. Ma ti hanno dato una grande voce. Anche se, poi sì. Sei alta normalmente. È loro che sono fuori misura. È vero, è loro che sono fuori misura. Accontentiamoci di dire così. Ecco. Sì. Allora, stavamo dicendo, parliamo della tua autoproduzione e dell'ultimo singolo. Appunto ti dicevo che non avendo avuto la possibilità di arrivare ad una casa discografica, ho detto vabbè, alla fine faccio da sola, voglio fare musica, voglio cantare, voglio continuare. Amici è stato un bel trampolino di lancio perché comunque mi ha dato la possibilità di essere vista da milioni di italiani, e comunque se non avessi fatto Amici non sarei magari oggi qui, no? Quindi magari mi ha dato... Ma io direi che forse saresti qua uguale. Ma sì, però comunque diciamo, io non sono una che dice le bugie, io dico le cose come stanno. No? Quindi sono molto sono molto così diretta. Comunque sì, è un singolo tutto made in Salento, perché io sono salentina, la cantautrice, io il testo non l'ho scritto io, questo non l'ho scritto io ancora no, il prossimo è mio. La cantautrice è salentina, l'arrangiatore e i musicisti sono salentini, il prossimo... la prossima settimana uscirà il mio videoclip ufficiale, tutto sempre made in Salento, e è così. Basta, allora la riascolteremo, ti riascolteremo dopo. Sì, comunque. Per tutte le fans, i fans saranno a disposizione dietro alla fine del termine dello spettacolo per fare foto o firmare autografi. Claudia, grazie, a dopo. Grazie, ci vediamo dopo. Grazie mille, bravissima. Ed ora un cinturificio d'eccezione, il cinturificio Simonelli, cinture sempre più all'avanguardia, un'impronta esclusiva alla loro artigianalità, rigorosamente Made in Italy. In questo momento il Made in Italy ci sta premiando, l'Italia ha sempre imparato un'arte e quella deve continuare a fare. Il cinturificio Simonelli questo lo fa, esporta cinte in tutta Europa e in tutto il mondo, lo trovate in via San Tommaso 118 a Montegranaro, ma è coadiuvato anche da Slave to Ancestors. È stata un po' la scommessa, il ritrovamento di due ragazzi, di due design della calzatura che, pensate, con scarti di cuoio, delle vecchie tomaie, delle vecchie suole, si sono inventati degli occhiali. Come una sfida, proprio tra di loro sono partiti così per formare questi occhiali, ed oggi anche loro sono famosi in tutta Italia. Signori e signori, cinturificio Simonelli e Slave to Ancestors. Hey y'all, I come to talk about this girl that had my love. See, I went away for a while, she gave my love away, I really shouldn't blame her, but now that pussy is a stranger. Who the hell?
y'all and do change y'all. I'm your number one fan belt, they are not important. I don't use a cordless, a microphone avoid them. They don't feel real to me, me need real woman. Others built on me, you the primer on the line. Being green box when I couldn't afford a Ford. Clean socks, scooting across the floor in your grandmama house, hand on your mouth. You yap too much about the penny ante. This mechanic so uncanny, X-Men, X-Men. Your ex-boyfriend should thank me that I took you off his hands. No, I can't bring another beach to the sand. And no, I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please. But can you bring a man to his feet when defeat is on repeat and they gon' put his man Grammys on the street? What? Why so quiet? Hate that all of our memories happen in a hire. You were perfect before you went on a diet. You was way thicker. You think I don't remember shit. The magazine got to your head. Now somebody you don't need, no, got you in bed. Bet your buddy don't need, no, you don't like red. It was the future. Fuck it, our future's dead. I thought a pussy can't have nine lives. E allora un grande applauso al cinturificio Simonelli, un grandissimo applauso, e anche a Slab to Hunchestores a Montegranaro in via Alpi 100. Allora molti si chiederanno perché sveliamo questo fatidico trucco, molti si sono chiesti perché io faccio il presentatore, l'avete capito, sì? Eh? Facciamo una passerella? Vai!
No, no, mi vergogno. Vai da solo, vai, facciamo un grande applauso a questi ragazzi che sono ospiti qui e vengono da tutta Italia, professionisti del loro mestiere. Li ringraziamo, Cinturificio Simonelli e Slab to Hanchestors. Grazie di essere qua. Prego, consegniamo a lui che si deve andare a cambiare dietro le quinte per il terzo Fermano Fashion. E allora, come va? Tutto bene? Questa bella serata che è caldo, finalmente è arrivata l'estate, possiamo dire così. Domani è ancora più caldo, quindi tutti al mare, gli operatori turistici saranno tutti pronti per affrontare questa estate che ci dicono così calda mai vista. Le previsioni saranno che maggio è stato così un po' pazzerello, ma l'estate sarà veramente veramente calda. Quindi voglio presentarvi ancora una volta da solo, padrone della passerella, VRL di Gianfranco Lattanzi, le calzature che diventano realtà in un sogno di design. Lo trovate a Monte Granaro, in zona industriale, a Villa Luciani. Spirit of Marilyn calling me, audibly, bawling she, said that she would never leave, continue to torture me, telling me to come with her, underneath my comforter, and she brought a gun with her, pills and some rum with her, took me on the balcony, telling me to jump with her, yeah I'm in the ghost, but I ain't doing stunts with her, I ain't trying to be that, haters wanna see that, but I got him Aggie, cause I win the gold like Gabby. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy. Like a highway, she's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Checking me. Oh,
stop using my head, let it all go. Got you stuck on my body like a tattoo, yeah. In pedana il calzaturificio VRL di Gianfranco Lattanzi. Fate un grande applauso. Ma sì, grandissimo. Un grazie al nostro calzaturificio di Gianfranco Lattanzi. Si ringrazia lo staff Joel Chieti del Frate, Paolo Indiveri, Daniela Montecassiano, Deborah Donato, Gabrielli Moira. Un grazie particolare va ad uno dei professionisti che ha pettinato tutti i ragazzi, che è Ficcadenti Franco di Grotta Zolina. Il trucco delle modelle è stato curato dall'Istituto di Bellezza Elisabetta e Beauty Therapy. Voglio vedere, prima ho sentito un grande applauso da delle ragazze. Fatemi sentire, c'è un ospite d'eccezione, ragazze. Ma adesso vi vergognate. Un grande ospite direttamente da Amici di Maria De Filippi, edizioni 2013. Abbiamo il piacere di avere ospite qui a Porto San Giorgio, alla terza edizione del Fermano Fashion, signori e signori, il ballerino di breakdance acrobatico, Anthony Donadio. Si dice che con la breakdance non si riesce ad emozionare, che siamo in un cerchio chiuso dove nessuno riesce a sfondare, che veniamo dalla strada e che con i nostri movimenti del corpo non siamo considerati ballerini. There is a house built out of stone, wooden floors, walls, and window sills, tables and chairs worn by all of the dust. This is a place where I don't feel alone. This is a place where I feel at home. Questo cerchio chiuso, ma con la speranza di aver emozionato almeno uno di voi. Chi sono io? Io sono un breaker. Bravissimo, vieni, vieni, vieni. Un grande applauso, Anthony! Più grande! Vieni qua, vieni, guadagniamo il palco. Come stai? Bene, grazie. Un po'? In affanno, sì. In affanno. Ma San Giorgio anche tu conoscevi? Sì, sì. È una città bellissima perché è come Napoli, è una città di mare. E io vengo da Napoli, quindi viva il mare.
è comunque una bella città, molto calorosa, quindi grazie mille a tutti. Ehi, tieni un cuore napoletano, vieni. Allora, adesso ci devi un attimo raccontare cosa significa per te l'esperienza, la grande esperienza ad Amici di Maria De Filippi. Come ti è cambiata la vita? Devo dire che mi è cambiata parecchio perché, come dicevo, la breakdance è vista come un ballo da strada, no? E quindi noi non abbiamo mai avuto l'opportunità di presentarci, diciamo, alla gente di qualsiasi stile. E per fortuna noi siamo riusciti a portarla in quella scuola. A grandi livelli, ma anche grazie a Maria De Filippi e a tutto lo staff che la segue. Assolutamente sì, infatti grazie a lei noi siamo riusciti a portare la nostra cultura in quella scuola, diciamo, prestigiosa qui in Italia. Allora, adesso noi ti facciamo tanti auguri, ci rivedremo più tardi, ma prima magari uno ballava la break dance sotto il portone, perché anch'io ballavo break dance, ho tanti più anni di te, uno dei precursori con gli Amici, con la Radiona, così quando eravamo ragazzini, e sì, un po' di breccia nelle ragazze, sai, a quello. Ma come ti è cambiata la vita? Io oggi lo vedevo, siamo andati a fare un attimo una passeggiata e a scambiarci due parole, e quando passava tutte le ragazzine così, ah, quello, si è sparsa la voce, già bel ragazzo fin da prima, però vedo anche che ti seguono in tante. Sì, devo dire la verità che, come dicevi, la vita mi è cambiata parecchio, anche sotto un aspetto, diciamo, tra virgolette, di essere un po' più riconosciuto in giro, no? E quindi niente, devo dire che per me è stata una bellissima esperienza. Benissimo, noi lo facciamo andare dietro che è sudato, si deve andare a cambiare, grazie naturalmente, ti rivedremo poi. Grande, grande, bravissimo Anthony. Ma non finiscono qua le nostre sorprese, perché andiamo avanti con tanta moda e tanto spettacolo. Il calzaturificio Femme Blue, la collezione Femme Blue è dinamica, raffinata e assolutamente preziosa. Signori, lasciatevi affascinare dal mondo Femme Blue. Yeah.
E questa era Femme Blu. Femme Blu che ci ha fatto vedere qualcosa di bello, una delle tante aziende qui nelle Marche, nella provincia di Fermo, a cui diamo un grande applauso. Ma fatemi sentire questi applausi. Va bene che muoviamo l'aria, ma va bene così, ci vuole. Ed ora abbiamo portato in questa passerella Ferruccio Vecchi. Quando si dice questo nome si interpreta il modo di portare e di concepire il cappello in tutt'altra maniera. L'evoluzione del cappello sin dai tempi antichi è stata enorme e Ferruccio Vecchi mette a disposizione la sua originalità, la sua qualità e la traduce e la trasforma in cappello. Infatti è un vecchio cappellificio ma attualissimo, una vecchia storia ma attualissima la storia del suo design, riconosciuto in tutta Italia e pensate esporta cappelli in tutta Europa. Lo trovate a Massa Fermana in via Carlo Crivelli. I costumi che vedrete sono della boutique Frivolo di Porto San Giorgio, che adesso dà sostegno al nostro Ferruccio Vecchi e poi avrà un momento tutto suo più avanti. In passerella qui è il terzo Fermano Fashion Ferruccio Vecchi con i costumi della boutique Frivolo di Porto San Giorgio. All that glitter and all that gold won't buy you happy. You've been bought and sold, riding bottles says you can't control. With all your glitter and all of your gold, take care of your soul, take care of your soul. Oh,
something. Vecchi e Frivolo, a cui va un grande applauso per la reinterpretazione di Portare il cappello e di fare moda. Frivolo avrà tutto un suo momento più avanti, dove vedremo dei bei costumi da bagno alla boutique Frivolo di Porto San Giorgio. Ed ora abbiamo detto spettacolo, abbiamo invitato la Chris Dance. Nasce nel 2001 per volontà dei maestri Catalini Gabriella e Pier Battista Franco. La Chris Dance ha sede a Porto Sant'Elpidio in via dell'Artigianato 9. E pensate, ha partecipato alla competizione internazionale a Liberec in Repubblica Ceca, l'International World Latin Cup, riportando in Italia, pensate, un ampio palmares tra le varie discipline presenti, un titolo mondiale, 2 secondi posti, 3 terzi posti, 2 quarti posti ed un quinto posto. Hanno veramente esaltato l'Italia in queste discipline come il karaoke, il caraibico base e secondo livello, il folk romagnolo, l'hip hop, la danza moderna, la zumba, il kizumba, insomma tantissime discipline, però ve li voglio far vedere perché loro sono veramente bravi e bravissimi. La Chris Dance qui alla terza edizione del Fermano Fashion. Dulce, ella se llama Dulce, siempre con su sonrisa, siempre tan positiva y bella. Sus padres, ¿cómo irán a entender que espera un bebé tan joven, confundida y sola? Ya no llores más, mi vida es sola.
Bravissimi, molto bravi, bravi, eccoli qua che si presentano. Allora, li presentiamo, lei si chiama? Marika. Johnny. Johnny e Marika. Abbiamo presentato una bachata, se non vado errato, uno dei balli latinoamericani più sensuali, e l'abbiamo visto, dove la coppia deve essere molto affiatata ed avere un grande feeling. Allora, voi avete fatto delle gare, so, dove, vogliamo dirlo? Repubblica Ceca. E come vi siete classificati? Al quinto posto su un Caribe Show Dance. Quinto posto assoluto, però ricordiamo che sono quinti posti assoluti mondiali, non sono nei regionali, quindi ci va un applauso, sì. Hanno rappresentato l'Italia e sono arrivati quinti. Noi vi ringraziamo, diamo appuntamento, vogliamo ricordare dov'è la scuola, la Chris Dance? A Porto Sant'Elpidio. Dove? Via dell'Artigianato 9. Voglio presentarvi la boutique Frivolo di Porto San Giorgio, sita in via Galliano numero 83, a due passi da qui, proprio qui dietro, nel settore moda mare, bikini, costumi interi, abiti da mare e da città. Signori e signori, la boutique Frivolo di Porto San Giorgio. Be no slave. I don't want you to work all day, but I want you to be true, and I just wanna make love to you, love to you, ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. To keep you indoors, there is nothing for you to do but keep me making love to you, love to you, ooh, love to you. And I can tell by the way you walk that walk, I can hear by the way you talk that talk, I can know by the way you treat your girl that I can give you all the love in the whole wide world. All I want you to do is make your bread just to make sure you're well fed. I don't want you sad and blue, and I just wanna make love. Love you like I do.
drug me free, cause I love you, honey. I love you, honey. I love you, honey. Won't you fall in love with me?
latte nel cuore. E se tu lo vorrai, crederai. Io lo so perché tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai. Claudia, ti abbiamo fatto una sorpresa. Sì, infatti. Una bella sorpresa. Sei stata distratta da questi bei abbastanza. Ragazzi, eh? Non dovevate farmelo, però. No, io sono dietro le quinte lì a guardare, a vedere. Stato... ho gli occhi anch'io. Sono ciecata, però c'ho gli occhi. Sono dei bei ragazzi, te li abbiamo mandati. Abbastanza. Ma anche le ragazze, cioè tu, i ragazzi di più per me. Poi vabbè, ognuno, sono di parte. Ognuno la sua parte. Quindi, c'è niente da fare. Ascolta, abbiamo così fatto una sorpresa a te, ma abbiamo voluto fare un piccolo cadeau, un regalo alla Sartoria Buschi. Pensa che è dal 1913, quest'anno festeggia il centennale, a cui va un grande applauso, che è la Sartoria Buschi, un'arte che si tramanda da generazione in generazione. Quindi la famiglia Buschi da oltre 100 anni si occupa anche della selezione e della vendita di tessuti pregiati. Ed ora li vedremo in passerella, io e Claudia usciamo perché poi faremo il gran finale, Claudia, certo. E ci farà un'altra bella sorpresa. Sì, sì. In passerella la Sartoria Buschi. A dopo! Thank you.
era la Sartoria Buschi con Rossi Calzature e l'ottica Omega. Ed ora lo vedete con me, uno dei più amati dalle teenager italiane. Come stai? Bene, grazie. Bene, riposato. Prima ti ho fatto, lo facevo parlare, facevo, non ne poteva più. E allora, tutto bene? So che dietro hai fatto un po' di stretching, un po' di allenamento, perché si tiene anche lui sempre e comunque in allenamento. Cosa ci fai vedere? Adesso faccio vedere un mix di breakdance. Prima l'ho fatto vedere in un modo più contaminato. Adesso lo faccio vedere un po' più forte, no? Più esplosivo. Più esplosivo. E allora è tutto tuo il palco del Terzo Fermano Fashion. Anthony Donadio. The script is a scar they keep, 'cause when I speak, they freak to sweat to tech. Signori, Anthony Donadio, dall'edizione 2013 di Amici. Ci vediamo dopo, un grande applauso. Comunque lui rimane sempre dietro le quinte, poi al termine per fare autografi. Lo salutiamo con un altro grande applauso. Non riesce a parlare perché avete visto quello che ha fatto. E naturalmente ci vogliono tante ore di allenamento, ma soprattutto tanta e tanta passione. Siamo giunti ad un momento clou, un momento che ci fa sognare. Occhi sposa ci accompagna all'altare, sia lo sposo che la sposa, ma soprattutto la sposa, la cerimonia, per un giorno da non dimenticare mai nella nostra vita. Cinzia e Monica, due sorelle unite da un'unica passione, semplicità, spontaneità e soprattutto professionalità sono il loro motto. Poche parole perché le parole volano. Ciò che conta veramente è il ricordo di un momento unico ed indimenticabile, un attimo in cui tu sarai un'unica protagonista del tuo sogno. Occhi Sposa è a Porto San Giorgio in via Solferino 15. Signori, in passerella Occhi Sposa. You are the one for me, for me. For me, formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy, 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 désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris. Tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras, darling. I love you,
I want you. Et puis le reste on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime. Toi qui te moques de moi et de tout avec ton air canaille. I've drowned and dreamt this
Abbiamo sognato con Occhi Sposa, che ci ha fatto veramente sognare. Occhi Sposa, come vi ho detto, è di Cinzia e Monica, che sono due sorelle, una grande passione le unisce e le contraddistingue per la selezione di tanti, tanti tessuti e materiali in cui riescono a creare questi bellissimi abiti da sposa. Occhi Sposa è un atelier qui a Porto San Giorgio, in via Solferino 15. To be no slave, I don't want you work all day, but I want you to be true, and I just wanna make a love to you, love to you, love to you. All I want you to do is wash your clothes. To keep indoors, there is nothing for you to do but keep me making love to you, love to you, love to you. And I can tell by the way you walk the walk, I can know by the way you talk the talk. I can do by the way you treat your girl that I can give you all the love in the world by a world. All I want you to do is scoop your breath just to make sure you were fed. I don't want you yet, set them blue, and I just want to make a love. Treat your girl that I can give you all the love in the world, my friend. All I want to do is make your bread just to make sure you are mine. I don't want you sad and blue, and I just wanna make a love. Say love, say love, love. Buonanotte. Grazie, grazie, ci vediamo dopo, grazie. Grazie.
Grazie, molto brava, molto brava. Vi ricordo che poi saranno a disposizione per autografi, foto e tutto quello che volete. La troveremo poi dopo i saluti al palco qua sulla nostra sinistra. Intanto abbiamo su questo palco la Confartigianato. La Confartigianato è un'organizzazione autonoma fondata sul principio della libera adesione e aperta a tutte le componenti geografiche, settoriali e culturali dell'imprenditoria artigiana delle piccole imprese, che in essa trovano un'informazione, rappresentanza degli interessi generali, rapporto con le controparti negoziali e con le istituzioni. Confartigianato si propone inoltre alle imprese come un partner per nascere, competere e crescere in un mercato in continua evoluzione, grazie a un sistema di servizi integrati e personalizzati. La Confartigianato è una grande realtà che aiuta anche le piccole imprese. Le vedremo su questa passerella per la terza edizione del Fermano Fashion. Signori e signori, la Confartigianato. Crazy baby girl, there ain't nothing like ya in a Porsche. So right, I had to get ya. Bag it up, let's roll, 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 roll. Girl next door, you sexy thing, you turn me on. I need a private show. Here on the lawn. Passerella per Maria Pia Confer a Sant'Elpidio a Mare. Per Dolce Estetica, Monte Urano, la Confartigianato Imprese di Fermo. Confartigianato Imprese Fermo, Beauty High Style Fashion di Monte Urano. Maria Pia Cuefia, Sant'Elpidio a Mare, Dolce Estetica a Monte Urano, Beauty High Style Fashion e Centro Estetico Fashion a Monte Urano. Per la Confartigianato vedremo la Benetton del centro commerciale Girasole a Fermo, le calzature Via Lattea e l'intreccio Borse. Fermo
mi presenta l'intimo sportivo di Silver Skin con la lavorazione artigiana, calzature. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 The present has no rhythm. Confartigianato, una realtà a Fermo, vi presenta l'abbigliamento Fusion, Campiglione di Fermo, calzature e lavorazione artigiana, borse Anibaldi più calzature Yommi. La Beauty High Style Fashion e il centro estetico fashion di Monte Urano. Sta scendendo la gradinata Occhi Sposa con le calzature di Andrea Iommi. Fermo, una realtà come la Confartigianato Imprese. Per la Confartigianato Imprese Fermo, Vincenzo Massari.
Anche la CNA è presente al terzo Fermano Fashion con delle proposte moda. Signori e signori, la CNA. Per la CNA Fermo, Centro Degradé Joël Gigliola, Monte Urano. Il Centro Estetica La Via Rose a Monte Urano. Ancora per la CNA Fermo, l'FM Parrucchieri di Fermo. Calzature WF Italia con l'oreficeria Zanchi, gioiello e scultura a Fermo, presente a Dubai, Parigi e Miami, con le borse Aria. Una collaborazione del CNA Fermo e anche con il Centro Estetica Utopia a Porto San Giorgio. Collaborazione con la CNA Fermo e calzature uomo Bruno Parmigiani. Don't know what I might do. I knew just what it had to be when I heard you say what you said to me.
you working up an appetite for the night. Yeah, get buying it, I just said it's the bag. Keeping you out the way you act, keep a string it down. Getting out of line, I'm taking you back in your place. All is well and all is good. Stay in your place, don't be no fool, we'll get along alright. You look like a type that would drive by. There's not been a friend of me. You don't want the love in me. Better play it cool. Don't know what I might do. Come visit. I knew just what it had to be when I heard you say what you said to me. To every dude inside. Per la CNA Fermo, la Via Rosso, centro estetico a Monte Urano. Il centro degradeggio L di Vigliola a Monte Urano per CNA Fermo. Per la CNA Fermo, Bruno Trotti, calzature donna e i capelli di Chiara Rosa. Thank you.
Questo tableau significa tanto per Porto San Giorgio, ma per tante imprese della nostra regione, ma soprattutto anche per la CNA. Facciamo un grande applauso a questo tableau, così in gergo si dice quando i ragazzi sono tutti presenti in passerella e fanno questa bellissima coreografia. Li lascio così per darci una cornice, per avere qua con noi il primo cittadino di Porto San Giorgio, Nicola Loira. Lo pregherei a salire sul palco, a cui va un grande applauso perché è il sindaco di Porto San Giorgio. Vorrei chiamare qua il presidente della Camera di Commercio di Fermo o il suo delegato, il presidente della Confartigianato, il presidente del CNA, il presidente della provincia di Fermo, il prefetto di Fermo che so che è in sala. E vorrei, ci giriamo, sì, giriamoci, facciamo un grande applauso anche a questi ragazzi, eccoli qua, li vediamo benissimo. Rappresentante della Carifermo. Intanto chiamiamo tutti sul palco, poi concederemo i ragazzi, aspettiamo che arrivano i nostri ospiti, quindi li abbiamo visti, sono veramente bravi, professionisti e professionali, nonostante dietro c'è, dietro le quinte ci sono sempre da correre, voi li vedete sempre sorridenti. Buonasera, ben arrivato, prego, prego, accomodatevi al centro, grazie. Ho fatto portare un microfono, ecco qua. Buonasera, ben arrivati. Allora, la Camera di Commercio, Confartigianato e CNA. Abbiamo il fior fiore all'occhiello delle imprese della nostra regione, giusto? Nonostante questi tempi così un po' di crisi, però so che voi siete sempre in prima linea e combattete per le nostre imprese. Allora, la parola subito al... Scusate, vi passo davanti. Buonasera. L'assessore al turismo, il sindaco, so che domani poi deve prendere un impegno, è già fuori qua, comunque grazie, era presente ma si è dovuto dileguare. Allora, innanzitutto buonasera. Buonasera. Come va? Bene, tutto bene. Bene. Una piacevole serata. E diciamo che sono Paolo Silenzi, presidente Fermo del CNA. E diciamo che l'intento della CNA è sempre quello di collaborare con tutte le istituzioni, diciamo la Camera di Commercio, la provincia di Fermo, la Confartigianato, per dare sempre valore e immagine ai nostri artigiani. Questa sera lo abbiamo fatto per gli artigiani del comparto moda, e diciamo che è il comparto più, diciamo, più importante e più rappresentativo da un punto di vista politico, economico e soprattutto sociale per il nostro territorio, e l'abbiamo fatto attraverso questo bellissimo evento che ormai è giunto alla terza edizione. E diciamo che è stato un evento che ha dato il giusto valore agli sforzi che gli imprenditori, gli artigiani hanno fatto per questa manifestazione. E diciamo che, vista l'ospitalità dell'amministrazione di Porto San Giorgio, ringraziamo per questo. Grazie naturalmente a voi che siete qua con noi per darci sostegno e per dare sostegno anche, come abbiamo detto, a tutte queste aziende artigiane, piccole e medie imprese che oggi, curando forse il Made in Italy e soprattutto la qualità e l'originalità del Made in Italy, riusciamo, ma soprattutto anche con voi a braccetto, si riescono a superare degli ostacoli importanti. Speriamo. Dunque, la Confartigianato, diciamo, è intento a portare l'artigiano nella piazza, è intento a portare l'artigiano tra la gente, perché questo crea, oltre a emozionare, crea fiducia, e noi siamo presenti a questo tipo di iniziative. E è tre anni che sponsorizziamo questa iniziativa, perché non solo è la moda, diciamo, nella città, ma anche il sociale, anche la solidarietà, e ecco perché noi siamo sempre vicini a questo tipo di iniziative. Noi vi ringraziamo di portarci qua gli artigiani, che così valorizziamo anche il loro operato, che, scusi, mi metto accanto a lei, che valorizzando il loro operato la gente conosce quanta difficoltà, ma con che amore portano avanti queste loro passioni.
dentro la Camera di Commercio, e forti saluti del Presidente, Commendatore Di Battista, che non è potuto essere presente. La Camera di Commercio non fa altro che aiutare le associazioni a sviluppare sia il Made in Italy in Italia e nel mondo. Grazie alla Confartigianato, alla CNA e alle altre associazioni che si prestano a questi servizi. Quindi un trade union che fa forte tutto il Fermano e naturalmente tutta la regione, ma tutta l'Italia. Lavorate in tutta Italia e cercate di aiutare e di promuovere queste cose. Noi vi ringraziamo per averci dato solidarietà in questi 3 anni, speriamo anche per il 4º anno che saremo magari itineranti in questo territorio così bello, sia sotto il punto di vista del mare, ma anche nell'entroterra. Nasconde tante bellezze, tutte da scoprire. Mentre Porto San Giorgio quest'anno ha dato disposizione e ha tenuto a battesimo la 3ª edizione del Fermano Fashion, dando addirittura come location una stazione che ha vissuto questa sera la moda. Sì, è stata una bellissima serata, noi abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di Fermano Fashion appena ci è stata proposta. Sicuramente una bellissima vetrina con cui abbiamo aperto il cartellone estivo e, visto il successo della serata, sicuramente ci farà ben sperare. Porto San Giorgio ringrazia Fermano Fashion, ringrazia le istituzioni che sono qui questa sera e vi invitiamo a seguirci e a restare con noi, perché sarà un'estate sicuramente scoppiettante, vivace. Grazie ancora a tutti. Gli organizzatori della sfilata, Gianluca Iommi qui con noi, magari qualcuno delle ragazze lo va a prendere, ecco, con la coreografa della sfilata Evi Viti, giovanissima anche lei ma veramente molto brava. E la sfilata è stata curata dalla Fashion Event Moda. Cultura Event, sì. No, puoi parlare. Io volevo ringraziare, anzitutto saluto a tutti, le istituzioni, la prima cosa principalmente, che ci hanno aiutato magari a fare questa serata. Il secondo ringraziamento va a tutti gli sponsor, perché altrimenti queste cose non si possono fare niente. Tutti i tantissimi problemi che ci stanno per organizzare un momento del genere, perché non si finisce mai, ne esce uno ogni 5 minuti. E lui è Gianluca Iommi, mette il cuore, mette l'anima, la passione, è il motore di questo Fermano Fashion. Fategli un grande applauso perché se lo merita veramente. Un lavoro instancabile, inesorabile, e quindi vogliamo ringraziare anche tutti coloro che hanno dato, con un piccolo grande gesto, hanno dato questa sera la solidarietà ad un onlus, alla Funima International, che aiuta i ragazzi in tutto il mondo, soprattutto i più piccoli, con disabilità enormi. Loro sono presenti in tutto il mondo. Un grazie alla Funima International, a cui avete partecipato anche voi, e ci sarà una piccola sottoscrizione a premi, l'estrazione dei biglietti sarà fatta. Evi, vieni, com'è collaborare con Gianluca? Gianluca l'abbiamo sentito parlare, è cheto, ma quando è dietro è un uragano, io l'ho sentito. Comunque, io volevamo farti i nostri ringraziamenti. Bravissima, ma dici com'è Gianluca dietro le quinte. Devo dire la verità o no? No, no, quella che si dice di solito davanti. Quello bello. Quello bello. È bravissimo, è una persona molto calma e è la persona più brava del mondo. Lei è Evi Viti. Signori, ho il piacere di presentare coloro che hanno dato l'anima e mettono il motore a questo Fermano Fashion, che è giunto alla 3ª edizione. Naturalmente i ragazzi di Amici sono a vostra disposizione sulla sinistra per foto, autografi e quant'altro. Noi da Porto San Giorgio vi diciamo un arrivederci e vi diciamo ciao alla 4ª edizione, anche dalla voce che vi ha accompagnato stasera, da Lorenzo. Ciao Porto San Giorgio! Ciao.